spesso la gente mi chiede: ma che lavoro fai? E io rispondo: l'artista, nello specifico il pittore. E allora scatta automaticamente la seconda domanda: sì, ma per vivere cosa fai? Ma c'è un po' questo mito, no? Che un artista stia lì ad aspettare che l'ispirazione cada dal cielo. Per quanto mi riguarda non è affatto così. L'ispirazione secondo me è un qualche cosa che devi andarti a cercare un po' tutti i giorni, lavorando, sperimentando colori, materiali e supporti nuovi. Ed è proprio attraverso la costante sperimentazione che riesco a capire come voglio comunicare e dialogare attraverso l'arte. E quindi l'ispirazione va un po' cercata perché si nasconde proprio bene. Mi capita spesso anche, ovviamente, di fare opere che non mi piacciono. Delle volte o riutilizzo il supporto ridipingendoci sopra, o nel peggiore dei casi le distruggo o anche le butto, insomma. No, non mi affeziono alle opere, mi affezionavo una volta alle opere. Ora in realtà non vedo l'ora di togliermi dai piedi. Vendere un'opera è proprio il completamento del gesto creativo. Ed è per questo che sono contento quando mi tolgo dai piedi in opera, perché significa che il messaggio è andato a buon fine, significa che quello che volevo dire è arrivato. È molto più importante il messaggio che vuoi trasmettere attraverso un'opera che non l'estetica fine a se stessa. Nel senso che quando guardi un'opera e ti colpisci nello stomaco e lo senti, non può essere solo l'estetica, c'è sicuramente qualcosa che è andata a toccare le corde della tua sensibilità. Quindi il messaggio vince sempre e appunto vendere un'opera è il coronamento del gesto creativo. A volte chi osserva i miei quadri mi chiede: ma quello ha un'espressione triste, oppure un'espressione gioiosa, oppure un'espressione orgogliosa e via dicendo. Insomma, ogni persona osservando la stessa opera ci vede cose diverse, ci sente emozioni diverse. E allora ecco che non è più importante quello che io volevo dire con quell'opera, ma conta di più quello che la persona ci legge in quell'opera. Ed ecco che l'osservatore diventa parte integrante del processo creativo, perché secondo me un'opera è un po' un riflesso della persona che la sta osservando. Diciamo così che l'opera è un po' come uno specchio, e ognuno ci vede riflessa la propria immagine. Ho sempre amato disegnare fin da bambino, quindi ho deciso di frequentare l'istituto d'arte, e in quegli anni ho capito che nella vita avrei voluto fare qualche cosa di creativo, o l'artista o il musicista. Ovviamente allora era solo un sogno. Dopodiché mi sono iscritto all'università, all'Accademia di Belle Arti di Firenze, e lì è stata la prima grande delusione, perché ho avuto un insegnante di pittura pessimo, che non stava mai in classe e non ci diceva cosa dovevamo fare, e quindi stavamo lì, dipingevamo e facevamo scorrere il tempo così, senza senso secondo me. Quindi dopo un anno ho smesso e ho iniziato la mia ricerca personale, studiando le varie tecniche pittoriche e sperimentando. E credo che sperimenterò per tutta la vita. Questa cosa dello sperimentare e del cambiare spesso stile manda un po' in tilt i galleristi, secondo me. Forse vorrebbero che tu facessi sempre le solite cose, o che tu mantenessi una tua identità artistica che si possa prolungare nel tempo. Per quanto mi riguarda, io sono abituato a sperimentare e a cambiare stile mille volte. Questa è la mia maniera di fare arte, la mia maniera di comunicare. E per quanto mi riguarda, in arte bisogna essere veri, non si può fingere.
e quindi io cambierò stile altre mille volte nel mio percorso artistico, sono sicuro, perché questa è la verità, è come sono fatto io. E essere falsi in arte secondo me potrebbe essere letale. In questi miei ultimi lavori sto utilizzando prevalentemente smalti e vernici di diversa natura che, mescolati assieme, creano delle separazioni, dei craquelé. Questi craquelé ricordano un po' la terra riarsa, una terra che non ce la fa più. Non ce la fa più perché la stiamo maltrattando, e se decide lei di maltrattarci è veramente un gran casino. Attualmente lavoro con una galleria di arte contemporanea in Italia, un'altra galleria ad Amsterdam e un mercante d'arte che propone il mio lavoro in Italia, Europa e Russia. Gran parte del mio lavoro lo svolgo in maniera autonoma, proprio come la mostra che è ora allestita qui al Museo della Marineria di Cesenatico. La mostra è titolata Amare a mare e tratta il tema dell'inquinamento dei mari. È un progetto che ho realizzato in collaborazione con lo scultore Roberto Giordani e ci siamo posti come obiettivo di partire qui da Cesenatico e di far approdare questa mostra in vari musei marittimi d'Europa. E questo filo rosso che spesso appare nelle mie opere rappresenta proprio il rifiuto plastico, quel veleno, quel rifiuto che l'uomo genera e che diventa poi il rifiuto stesso che l'uomo ha generato, una trappola. E quindi è un po' l'uomo che si sta tirando la zappa nei piedi, ma ancora forse questo non ci è molto chiaro. Allora forse mi viene da dire che una risposta poetica, quella dell'arte che si muove in altre direzioni e utilizza dei messaggi differenti, se non può darci sicuramente una soluzione, quantomeno può fornirci un forte stimolo alla riflessione. E quindi ecco che il mestiere dell'artista può assumere un ruolo veramente molto importante.